Buonasera ragazzi, eccoci qua, belli sul pezzo. Allora, cosa ci raccontiamo? Come vedete ho fatto casino, come al mio solito, non ho preso, mi sono scordato la webcam al lavoro. Quindi, eccoci qui. Per fortuna che almeno la testa l'ho portata, eh? Come si suol dire, salutiamo tutti. Spero che ho fatto un gran casino con i volumi, quindi partiamo subito con un bel ciao viaggiatori. Adesso chiederò un feedback che mi seguono per sentire se i volumi si sentono, perché ho cambiato plugin per la pulizia della voce. Quindi un piccolo esperimentino, tanto stasera la mandiamo in vacca così. Super Ceschino mi ha appena aggiornato che arriverà brevissimo, che è lui il mio feedback audio in realtà, eh. Quindi va benissimo così. Emulazione, pausa. Subito su Terra Enigma, ragazzi. Vi ricordate dove eravamo? Qui eravamo all'albero di Ra. Dobbiamo semplicemente levarsi dalle scatole. Non perdiamo tempo, tanto io già prima di chiudere l'altra volta ho esplorato. C'era qua giù un negozio che è molto gagliardone. Ma benvenuto al Magic Shop. Seleziona così, pa, 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 mi dà questa roba, ma non lo voglio prendere, però tanto non mi serve. Però sappiamo che qui c'è un negozio e fa sempre comodo saperlo. Qui da dove sono arrivato andiamo avanti. Però dato che questo gioco è in Fingard, esploro queste forestine perché mi puzzano, capito? Tanto godiamoci un po' questa bellissima musica. Ma sentite che roba bellissima, bellissima. Io spero che la mia voce si senta bene come credo e come spero, perché questo plugin di solito era una bomba. Io l'avevo già usato, poi insomma l'avevo cambiato perché volevo provare a fare un po' per cavoli mia, ma in realtà madonna, l'errore. Qui l'altra volta avevo provato ad andare, ma c'era il coso di Ra che mi diceva: non sarai più solo, noi veglieremo sempre su di te. Grazie. Quando avrai resuscitato dei nuovi esseri viventi, poi ti aiuteranno, che avanti c'è una terra che era un paradiso d'uccelli. Anche loro aspettano il tuo aiuto. Ok, quindi dobbiamo far risorgere gli uccelli. Quindi si va in montagna. Come siamo garosi. Zoom, zoom! A bomba, ragazzi. Si perde tempo. Ah, vi dico intanto mentre andiamo un po' a girello. Ah, ma perché non era lì dentro? Ah, vabbè. Io esploro tutte queste piccole cosettine che sono qua, vedi? Sì. Ho iniziato a fare anche delle serie direttamente portando direttamente su YouTube. Oh no, Luca, ti sei venduto? No, in realtà è che mi faceva semplicemente piacere, dato che a volte faccio partite tipo da mezz'oretta, sta roba un po' da stronzillori. Colorado. Oh, Luca, non lo freghi, ragazzo! Bulbo medio. Tanta robetta, tanta robetta. Sono gasatiello, stasera. Peccato per la webcam, guardate, ero bello carico a pallettoni. Invece niente. Vediamo qua dietro se c'è qualcosa. Che bello però, è proprio esplorare tutto il pianeta così in tre ballette. Sembra vero, Madonna. Senza Ryanair, senza compagnie low cost, perché tanto. Che dicono qua? Benvenuto, in cosa posso servirti? Ok. Ah, questi ce l'ho tutti. Poi prendiamo. Poi un paio di piglia, tanto. Tanto male non fa. Antidoto. Antidoto. Prendiamo due, dai. Tanto più di che abbiamo preso, eh. E di qua che mi dice? Magic Shop. Mi dice le solite robe, mi dirà: questo è più forte. Piante, fuoco, spire. Ma senti, non so perderci tempo. Qui che mi dice? C'era un paradiso d'uccelli qui, Ark. Oh, grande inoperoso. Senti, come ti sembra? Mi sono scordato la webcam. Sono uno stronzo. Ah, farò un grande annuncio appena arriva Super Ceschino sulla webcam, eh. Perché a te te lo posso anticipare. Me la compro. Ho trovato il modello. Domani mi compro la webcam. Ufficiale, mi comprerò una webcam nuova. Quindi qualità video bomba. Prenderò. Sto
Se Dio mi assiste e non la vendono stanotte, l'ho trovata. Prenderò un Elgato a prezzo molto buono. Una cosa normale, non è che prendo una roba per fare film. Però insomma sarà un'ottima webcam e sono già gasato. Dai, dai, è il momento di fare questi investimenti. Da tante anno ora che streamo. E spero che l'audio si senta bene comunque. Se mi vuoi dare già un feedback mi fa contento. Perché? Si sente male? C'ho il microfono qua. Sente così male? Guarda, sto usando un nuovo plugin perché si sente, perché si deve sentire meglio delle altre volte. Ora poi vediamo, dai. Uccelli, riesco a sentire. Aspetta, gli uccelli dalla montagna a nord, va bene. E devo andare, ok, devo andare là. Dimmi, dimmi se si sente male secondo te, perché. Sento, sto facendo questo test questo audio nuovo, insomma, quindi se si sente male dimmelo pure, perché lo devo sistemare casomai. Fruscia, che fa? No, se fruscia basso, perché forse è alta la voce. Guarda come si fa, aspetta, vediamo un po' così. Così dovrebbe andare meglio in realtà. Perché ho un po' improvvisato, se può darsi frusci un po', Sentiamo un po'. L'ho abbassato perché avevo aumentato molto il guadagno, quindi ci sta che sparasse un po' a 1000, eh. Devo andare qui per forza, tanto che qui si scappa poco, vai. Grand Canyon, ok. Let's go. Ah sì? Ah senti, proviamo così, fermi, eh. Adesso si sente meglio o peggio secondo te? Strano che frusci però perché. Cavolo, ho fatto un po' di registrazioni e sentiva una bomba, madonna. Dimmi adesso, questo è il mio vecchio setup, per cui si sente meglio altre volte, insomma. A regola, però volevo solo un feedback che si sente meglio o peggio. Questi mi sa che fanno il cosiddetto culo qua. Vai. Cazzarola. Sembra meglio così, dici? Vada a te. Oh, vaffanculo, io mi fanno il culo subito, guarda. Ok, ma è casino qua. Ok, se così si sente meglio, però la tengo così, poi se male aggiusto, dai. Ok. Mazza forti sti qua, madonna. Così che campo male, eh. Che le musiche di staggeggio. Questo lo devo colpire un po' laterali perché così almeno. Ok. Questo è il gioco del 95, è un capolavoro, tra l'altro. È un grande classico. È un classicissimo, oserei dire. Guarda. Se non ti scoccia faccio un ultimo esperimentino con l'audio. Guarda, ma ti sfrutto per l'ultima volta. Fermo, eh. Ok. No, dammi un secondo solo. Allora. Adesso dimmi come si sente, se gracchia, non gracchia, si sente di merda o no. Poi se no rimetto come era prima, tanto per fare quest'ultimo test, che almeno così mi levo il pensiero. Poi mi registro, stasera l'ho proprio improvvisata. Questo che cacchio fa? Ah, devo spingerle, ok. Buono, sì. Oh, cazzo. Ah, che balordaggine qui, eh. Ma è stronzo. Dai, dai, proviamo, proviamo così. Cazzo, se non va nemmeno in questa maniera, veramente. A me devo curare tutto questo. Oh, ora sì, meno male l'ho comprati, dai. Granché. Ok, qui si scende. Oh, cazzo. Questo me lo chiappo.
ora mi cavole però, ragazzi. Oh, ragazzi, via, eh. Oh, fanculo. Oh, tiè. Chiappa anche questa, vai, maledetto. Esploriamo un po'. Non correre. Sì, questi mi cappano tutti con l'accuso qua. Questo è un gioco, ovviamente, è tutto action, capito? Questo è, come si può dire, un antesignano dei Souls-like, quasi. No, scherzo, ovviamente, ma... scherzo, ma fino a un certo... qui tutti i Souls-like, ma... sono tutti delle origini antiche, non è che... Oh. Andiamo prima di qua. Qui c'è questo stronzo qua. Ecco, perfetto, ho sbagliato strada. E sono indietro. Speriamo bene da aumentare di livello, perché qui mi sa che butta male male. Ecco, perfetto. Guardate che balordi questi. Ma guarda, se te mi avessi seguito lo scorso gioco, ho portato... forziere. Lo scorso gioco ho portato Hellblade, è un gioco dalla grafica incredibile. Se te che non mi segui, chiedilo al tuo cuginastro, vai, se porto giochi nuovi o no. Ora mi sono dato un po' più al vintage, ma come tutti i campioni. Madonna, tu uccelli maledetti, oh vai. Questi sono giochi classici, nessuno conosce, ma che sono belli. Allora posso andare di qua. Oh, sono labirinti, ci sembrano facili, ma oh. Che scherzi. No, no. Sì, sì, forse davvero te già le finestre del bagno, davvero. No, però a parte tutto... Az. Ok. Ok. Qui c'è da star corti, ragazzi. Qui ci fanno il culo. No, ha detto arriva a minuti comunque. Quindi se aspetti qualche minuto ti arriva anche il tuo cuginastro, guarda. Ok. Ah, qui posso salire. Perfetto. Ah, non è un ponte, non è che salgo, ok. Sto andando un po' a caso, non lo nego. No, ma non ti cazzo. Ma poi c'è una storia fighissima. Mentre te sei Ark, questo ragazzo che praticamente vive nel sottosuolo. Ma che stronzo. Oh, ora, ora. No, ragazzi, ora sbrocco, No, ragazzi, ora sbrocco veramente, Cioè, tutto questo per nulla, qua, tra l'altro, perché... Sì, sono d'accordo anch'io comunque, guarda. Dovrebbe restarci davvero nel sottosuolo, perché non si merita niente. No, e lui praticamente sta riportando in vita il pianeta. È come fosse una sorta di... divinità. Ho capito, se ogni volta le colpisco mi demoliscono, va. Oh, vaffanculo. Che cazzo sono quei cosini tu? Vabbè, poi ci andrà. Andando completamente a casa, ma adesso si può andare in questa maniera. Ok, è morto. Dai, è morto anche lui. Andiamo giù. Ok. Porca loca, qui sono forti. Questi sono due stronzi, tanto va, salviamo. Salviamo un attimo, perfetto. Almeno... Aia, butta male, butta male, butta molto male. Ok, forse ce l'abbiamo fatta, forse ce l'abbiamo fatta. Devo vedere quanti... Ah, qualcuno mi dice... Qualcosa mi dice che siamo un po' più forti, Ah,
Fermi. Vuoi dire che questa spacca sassi? Vedi che menù moderno che c'è? Ale, ma poi te questi giochi ci sei cresciuto, non senti un po' di nostalgia canaglia? Boom! Bello! Questi li demolisco. Ne faccio poltiglia, ne faccio. Ah, tutto questo non lo guardavo manco la mappa, comunque, vabbè. Ecco. Cazzo, Ark, muoviti, muoviti. Oh yeah! 50! Mica, ti tolgo il quintuplo, madonna. Andiamo un po' a vedere, però. Ho sbagliato stanza. Ok. Perfetto, io ero qua. Ero qui. Mappa inutilizzabile così, comunque. Ma che sputti, guarda che... È bello questo, eh. Questo è un gioco classico, eh. Ma ti scherzi, ma ti... Perla ai porci. Vedrai che... Ora sto portando, Ale, tanto se ti interessa, anche dei video direttamente su YouTube, sai? Oh yeah! Quindi senza live, dato che ci sono dei giochi che magari gioco una mezz'oretta, una roba così, le sto portando praticamente solo su YouTube, quindi poi partite più brevi, dove cazzeggio un po'. Io devo solo tornare indietro. Sì, terremoto, capito? Ragazzi, lì sotto non iappo di certo, eh. Andiamo di qua. Quindi, capito, faccio dei video un po' più easy to eat. No! Scusa, mi sono distratto a parlare con te. Non per darti a colpo, ovviamente. Ok, vabbè, l'importante è che sia morto. Io non ci posso andare qua. Dove cazzo vado? Bravo, lui, ha preciso. Così preciso, bello, mi piace a noi, eh. Sì, vabbè, poi Gesù, eh. Ok, uno è morto. Ma guardate che stronzo. Ecco. Madonna, poi sembra che faccio apposta, oh. Visto su quelli che perdono apposta per fare i rage game. Oh yes, baby. Io non lo so, io sono proprio scarso. Sparano le piume, Ale. Le piume però molto acuminate, mi pare. Ah, ah, qui c'è un... Ah, non ci sarà un cazzo di utile, però fammi sognare. E quindi, capito, faccio un po' questi video, tanto che così edito anche un po', faccio un minimo di editing, e almeno le alleggerisco. Magari sono delle parti, non so, dove magari mi blocco, no? Io le levo, le taglio, capito? Ganzissimo. Guarda, ho provato, ne è uscito già uno e ne ho già registrato pronto un altro, e uscirà, mi sembra, giovedì, se non ricordo male. Ma la magiroccia. Devo ancora capire se mi serviranno per bene o no, ma insomma io le prendo tutte. Eccole qua le roccione. Boom! Madonna, ragazzi. Oh, dimmi se l'audio continua a essere decoroso della voce, eh. Perché io ci tengo che almeno, anche, almeno l'audio, cioè che il video non c'è, almeno quello. Ok. No, ma che ho sentito, Ale? Io sai che non ci provo le ragazze, i miei amici. Insomma, a te, eh. Se te che ci provi sempre. Non faccio nomi. Ma ti ricordo che... Te che tentavi di concupire. E che inoperoso, dovete sapere, gente che è famoso per le sue manovre sardoniche nel recuperare dell'amore così un po' proibito con le ragazze dei propri compagneros. Fingardo, non vi fidate di Noperoso. No, scherzo, scherzo, ragazzo d'oro. Sono di livello, ragazzi. Siete pronti? Ecco, sì, sono di livello se non muoio, ovviamente. Arc livello 11. Forte, ragazzi.
Vai così, salva subito. Tac, tac. Il bello de... Ma guarda, guarda ora questo aumento di livello, vai, morti. Questo gioco c'ha una progressione di livelli che è paurosa, nel senso che se aumenti di livello è come se aumentassi di, non so, di 30 livelli su un gioco normale, praticamente. Quindi ora, tipo, come se... Oh, vedi, è come se demolisco tutti ora, one shot tutti. Non è semplicissimo aumentare di livello, nel senso che comunque ci vuole un po' di tempo, ma insomma dai, niente che non si possa fare con un po' di farming. Questo poi lo farò off screen, ovviamente. Ok, ok. Oh, che culo! Stanza bulbo piccolo vuol dire che lo devo usare. Questo menu è leggenda. Usa. E ne usiamo un altro, vai. Perfetto. E poi lo equipaggio anche. Poi Ale, ti non puoi capire che lavoro ho fatto per questo gioco, perché l'ho anche patchato, ovviamente. Cioè, perché questo gioco in realtà è in inglese, eh. Io l'ho fatto in italiano. Ho sistemato le scritte perché erano orripilanti. Ah, così secco. Voilà. Allora, di qua sicuramente la strada buona. E che cazzarola. Madonna, tutto lo odio. Mori, vaffanculo. Ok. No. Ok. Qua ci sto arrivando. Non è che è tutto boss qui, eh. Cioè, ora c'è il dungeon prima. Non so se ti ricordi i vecchi giochi tipo Final Fantasy, con il quale ti pulisci la bocca, di quale ti bei, e ti lodi. E questo è un mini boss, credo. Guarda, vedendo un po' come è la situazione qui. Ok, opera. Sì, è un dungeon questo, bello. Quando si diceva Final Fantasy 8 e ti facevi le pippette su Skull, va bene, qui c'erano i dungeon boss e morivi te, perché eri scandaloso. Invece ero fortissimo e vincevo. Così andava la vita. E ti ricordi? È rimasto qualcuno qua? Qualcuno che si vuole divertire? No, si può andare avanti allora. Ok. Oh, vai, ora siamo tutti. Ceschino, come va? C'è anche il tuo cuginastro qua, eh. Se vuoi salutarlo è il momento buono, dato che giovedì non verrà con noi, quindi insomma. Eccoci qui. Cesco, mi serve anche il tuo feedback sulla parte audio però, eh. Quanto l'ho demoliti. Qui che c'è? Qualcosa brilla fra nidi di paglia. Ark ha preso i rampini. Grande Cesco, sei arrivato in un momento topico qua, eh. Sono aumentato di livello e sto scalando questa montagna per far risorgere gli uccelli, praticamente. Bello! Tanta roba qui, eh. Ecco. Tanta roba se fossi buono, ovviamente. Adesso stronzo. E che cazzo. Vai, morto. Scuoti e cuoci, sì. Ecco, ma tanto lo so come va a finire qui, eh. Tanto va a finire male, ora mi incazzo. Questi figli di puttana. Questi uccelli maledetti. Madonna.
Quando volete, ragazzi. Fare i timidi. Quando mi volete invitare a bere, lo sapete, tanto io sono sempre pronto, eh. No, date. Qui mi sembra si chiacchieri tanto, ma. No, dove sono andato? Di qua volevo andare. Ah, si scende qui, perfetto. Posso rifare sto pezzettino. Io non dico parolacce, dico solo cose vere. Non è vero, guarda, sono veramente educato e polite, come si dice in inglese. Quindi, guarda, con me caschi male. Oh yeah! Ah, c'è, ma ho preso anche un'arma nuova, eh. Guarda, ho preso la lancia di roccia. E dimmi se la voce si sente meglio del solito, perché ho usato, sto usando un nuovo plugin per la pulizia dell'audio. Grappa miele e pasta, sì, poi ti porto, anche due puttane ti porto, così ci... Oh, bello! Io non sono... Ah, no, comunque si porto tutto. Ecco. Prima di andare qua però voglio andare all'altra strada, perché secondo me quella lì è giusta è questa, e quindi per l'altra è la secondaria. Oh, siamo quasi... Ecco, preciso in mezzo al nemico. Ottimo. Ah, vedi? Ecco, siamo tornati praticamente all'inizio qua. E se scalo qui, che mi dice? Forziere, lo sapevo. Ok, morto. Allora, qui si è già fatto tutto, quindi posso anche andare via. Ah, già, è Wuster. È Wuster, prendeteli voi. Avete anche Wuster, madonna. Si va a fare la spesa, io porto già tutta la mia roba. Che cazzus. Oh, via. Sono scomodi da prendere quelli lì, perché... Il cardellino, sì. Ti piacerebbe, vedi. Comunque, vabbè, a parte le nostre... Ah, tagliavo tutto qua. Io voglio combattere, importa una sigla di tagliare. Oh yeah. E uno. Vieni, vieni, Taddeus. Vai, ce n'è anche per te qui. Ecco. Ecco. Va, è morto anche lui. Qui butta male. Andiamocene via, va. Ha frusciato ora? Ragazzi, ormai per stasera si fa così come viene, eh. Accontentatevi dell'audio così. Oh yeah. Perfetto. Strano che frusci, perché... Cacchio, questo che sto usando è proprio antifruscio, capito? Vabbè, ci ragiono, farò un po' di esperimenti. Grazie comunque per il feedback. Tanto devo provare, ragazzi, per raggiungere... Ah, Cesco, quanto ho detto l'ultima? Comprerò una webcam a brevissimo, eh. Madonna, che maledetti. Ah, forziere però. Ho già deciso quale comprare. Sto usando la lancia. Colpisco solo con la lancia. Guarda, eccola qua. Ma proviamo un po'. Qui si scende. Vai. E qui si scende qua giù così. Boh, qui buttiamoci da una parte. Infatti, tanto mi sa che... Ecco, preciso, infatti. Potevo salire di sopra o di sotto, se andavo di sopra. Ok. No, ne ho trovata un'altra ancora meglio, comunque, eh. Ho trovato un Elgato... A prezzo stratosferico, c'è. Che è molto meglio che di quella che ti ho mandato. Per cui lascia fa, che se me l'accaparro viene fuori una bella roba. Ma bella bella, eh. Ma stronzi comunque. Tocca curarmi. Grand Canyon. E fin qui e c'ero anch'io il Grand Canyon. Adesso sono tutto lì e ho fatto. Ho capito una sega, ragazzi. Eccolo qua.
Pozione vita. Cazzo fa? Boh, vabbè. Sì, ma qualche nemico ci sta tutto il giorno qui, eh. Andiamo. Oh, qualcuno si è fatto muy male. Siamo quasi ai boss, eh. Comunque, ve lo volevo dire, ma... Anzi, senza... Madonna, me li demolisco, però. Sento quasi in colpa. Ok, dai. Vediamo di sfanga anche questa. Capito, vai. Vedo mi conosci. OnlyFans is the way, ragazzi. C'è tutto sto asino e poi da qua non vado da nessuna parte. Ma vaffanculo. Scusa, eh. Dunque ci siamo. Noi siamo al boss, ragazzi. Fatti salvo ora, guarda. Vai. Cesco è abbonato a tutti i profili di OnlyFans del mondo, praticamente. Spenderà 200 euro al mese solo di quei profili. Oh, ragazzi, poi giovedì decidiamo per sabato se si va a massa o no, eh. Quindi carichi, ora Ale non c'è, quindi non decide un cacchio. Sì, sì, ci siamo, me lo sento, è ora. Ci siamo. Eccolo qua, eccolo qui. Aspettate un solo un secondo. Allora, proviamo così, dai. Pa. Vai, sono perfetto così, ora l'audio. Ho abbassato un pino l'audio per vedere se non gratta più, eh. Ha ragione. Ma senti, se non ascolta, se gioca l'Italia, ormai... Ci si trova lo... Ragazzi, questo è il boss. Questo è il boss, eccolo. Eccolo. Qui c'è Nenone col pennone qua. Qui bisogna stare attenti. E che cazzo? Sì, ma se sta sempre lassù io non lo capo mai, eh. E giù. Come cacchio lo prendo io? Bene lì. Prendi anche questa, vai. Devo ancora un po'? No, non ne vuole più. Il condor chiede aiuto. Aiuto? Ma come chiede aiuto? Porca loca, che cazzo si fa? Non ci voglio credere. Ma rinizia a capo se casco? Non ci credo, ragazzi. Sì, io smetto, Ecco. Datemi un consiglio anche voi, va. Madonna. Mi sogno in bot. Cazzo. Non lo capo mai così, Dai. Vitali, ho capito, ma devo anche colpirlo. Ma non si fa colpire. Sì, ciu. E lassù. Vedete come lo chiappo. Va. Dai, via. Che cosa ho preso? Parte una fraccata di legnate. Sì, questo ti ha già aiuto. Ma vaffanculo. No. Ma mi ha cagato in testa. Bella però. Oh no, è un no cosa. Oh no, lo dico io, no, mi devo cura. Dai. Almeno ci siamo curati del tutto. Sì, ho capito, ragazzi, però è un po' di decoro. Oh, ho vinto. Sì. È scandaloso, era comunque. Mi sono curato per niente, però. Ora Ali vedrà una cosa. Battuti due condor. Ark. Ho aspettato a lungo questo momento. Gli uccelli diventati mostri torneranno come prima. Ma ricorda, è ancora troppo poco perché la vita possa risuscitare del tutto. Sì, è vero, mi hanno ricordato un po' Cesco questi due tacchini. Devi salvare anche gli altri esseri viventi. Ora guarda Ale, osserva come risorgono gli uccelli.
Ta-ta-ta-tan. Eccolo. Figata comunque. Che bombazza che è. Vabbè, è bellino quello dei fiori, secondo me, però insomma. Tempio! Non posso parlare con gli uccelli? Vorrei aprire le mie ali e volare per i cieli, ma il segnale della valle del vento deve ancora arrivare. Quindi, che vuoi fare? A te ci posso parlare? A te no? Ma dove cazzo sono finito qui? Ma io non posso andare, non posso volare, non posso fare niente. Andiamo qua. Parliamo di questi barbagianni. Gli uccelli sentono le stagioni col vento e così migrano in nuove terre, ma non c'è ancora. Ah, devo far tornare il vento. Ma te senti? Per forza, che dici? Parlami, parlami. Dove vado qua? Ah, siamo qui, vedi? Ah, va bene, ok. Volevo andare a vedere se c'era qualcosa più su, perché mi sembra strano, non mi diamo niente, dai. C'è un cacchio qui? C'è nulla. Tristezza. Che scatti? Ma questi rumori boom boom boom, dici? Sono solo l'uccello migratore e nulla più. Vuoi sentire una bella canzone? Certo. Che scatti senti? Tu? Via, proviamo così. Tentativo ultimo, ragazzi, eh? La tentiamo così. Dai, sentiamo, ora sì. Vediamo se era meglio, se no rimetto quello vecchio, eh? E poi me lo configuro con calma. Ragazzi, quando si fa un po' di esperimentini ci sta, che venga un po' una cagatella, però. Vorrei aprire le mie ali e volare per i cieli, ma il segnale della valle del vento deve ancora arrivare. Ma di tutti è la stessa roba, va bene. Sì, ma mi dicono un cacchio comunque, che tristezza. Vabbè, questi devono volare, andiamo via, andiamo avanti, dai. È la valle del vento, sì, e come cacchio ci arrivo allora? Ah, questo è buono di microfono. Questo plugin non vorrei che mi stesse boicottando, mi suol dire. No, qui c'ero già stato. Ma se vuoi è meglio o peggio ora? Ma soprattutto la Valle del Vento, dove cacchio è? Se no torno a parlare col capitano qua. Vediamo, eh. Ma che sciabolata di cosa? Di grattata, dici? Ma dove si può andare? Questo è sempre quello. Torno qua. Volevo, se no, senti, tanto. Vediamo che mi racconta. Ah, guarda, mi curava lui. Questo le potete anche comprare. Sì, dai, qualcuno compriamolo. E allora dai, rimetto come prima, dai. Ecco qua, questo è il vecchio audio, poi lo risistemerò. Sentiva un po' più pulito forse, però strano i migracchi, eh. Madonna, chissà davvero che cacchio sarà.
Forse è questo, vedrai, sarà questo qua. Allora faccio l'ultimissimissimissimo esperimento, eh. Vi giuro è l'ultimo, eh. Ok. Provate adesso, aspetta. Ok. Ora è basso, lo so. Ma se io aumento... Si sente un po' meglio o no? Si sente basso, vero? Proviamo così. Provate adesso. Come vi sembra adesso? Meglio o peggio? Se no ritolgo tutto, eh. Come faccio e disfaccio? Non si sente? Come non si sente? Tutto muto? La tento così? Proviamo? Facciamo l'ultimo tentativo, se no sono già pronto, faccio lo switch immediato, eh. Vai, proviamo a vedere, dai. Allora, questa l'ho presa, questa ce l'ho. Bulbo M. Vai. Scusate, ho preso un po'... Questa live è stata un po' distratta da questi problemi tecnici, ma insomma... Allora, adesso però, in tutto questo, dove cazzo bisogna andare? Qui parla del vento, ma... Andiamo avanti, via. Proviamo a vedere qua se si sfanga in qualche modo. Qui bisogna... Comunque... Qui c'è questa... C'è questa cosa, c'è questa... Adesso ho già bloccato, eh. Finito il gioco qua, eh. Dove cacchio dovrò andare, secondo voi? Anche qui c'era un forziere, c'era... un negozio, no, ma forse devo fare qualcosa qua, dai. Tempio, ho capito che è un tempio, ma io da qualche parte dovrò pure andare. Gratta ancora? Va bene, dai, allora via, leviamo, leviamo. Rimetto com'era. Vai. Ora è tornato com'era. Com'era ai bei tempi. Comunque lo riprovo, perché prima ci facevo le live, questo sentiva bomba. Casomai faccio tutta l'integrazione. Allora, ok. Ma voi che dite, cacchio di... Cacchio ci si vuole fa qua? Allora, se mi dite ora come si sente... Non toccavo quasi niente, però... ma mi spiace perché si poteva sentire un pochino meglio, capito? Qui c'è qualcosa, dai, bisogna fare qualcosa qua. Ma che cretino, dovevo arrampicarmi sul muro. Ci mi ha pensato. Sì, non è che ti dice granché sto gioco, eh. Nido Re, oh, Nido di Cesco. Questi non mi parlano. Posso arrampicarmi... beh, qui mi posso arrampicare dove mi pare, quindi a quanto ho capito, o no? No. Un po' dove si sbuca da qui, eh. Posso salire da qua? Sì. No, posso andare qua a destra. Vogliamo verso i nuovi continenti con la guida del vento, ma questo deve ancora arrivare. Ah, mi porteranno loro, quindi. Ma come gratta ancora? Madonna, va. Provate a gabbarvi, ma niente.
Ora non gratta. Non dovrebbe più grattare. Madonna, guarda che stronzo che sono anch'io. Vabbè, vabbè. Andiamo. Ma questo deve ancora arrivare. Che scocciatura, perché si cercano il vento, dai. E lui mi dice, ho bisogno di niente, fratello, non ho molto, ma sono un buon mercante. Parlami dell'altro lato della pietra, faremo dei buoni affari. Ok. No, no, ora ho tolto, così almeno, dai. Vai, salvato. Ora ho tolto il plugin, così non gratta più. Ma strano è gratti, cioè io lo usavo prima, ma andava a bomba, cioè, ragazzi. Ma fammi salvare per ora, ci penso. Vai. Tanto era col fatto che faccio anche i video registrati. No, qui vado avanti, voglio andare prima sull'altro muro, dai. Io quando facevo video, tanto faccio i video registrati, non ho problemi, faccio tutto da quelli e via. Faccio test su quelli lì. In live non provo più, dai, mi ero troppo gasato. Ah, questo mi dice, Magic Shop, vedi? No. Chi mi vendi? Non fa cagare. Ah, ok, devo andare in picco a destra. È un po' pesantuccio, sarà un vecchio boiler. Vediamo un po' dove si va a finire qui. Madonna, che bello! Io sono il re degli uccelli. Tu ci hai ridato la vita? Ti ringrazio di cuore, Ark. È bello essere tornato come prima, o meglio, mi piacerebbe che fosse tutto come prima, ma non è così. Più vicino c'è una valle detta Valle del Vento. Da lì la primavera ci dice quando migrare, ma quest'anno il vento deve ancora soffiare. Noi siamo preoccupati. Sì, lo so, sono in videogiochi sulla rete dei pidocchiosi. Dov'è la Valle del Vento? E chiedi agli uccelli qui sotto, ti porterei io, ma sono troppo vecchio. Mazza, è volo. Vediamo se mi porta lui. Ah, dall'altro lato della pietra, da qui. Va a cagare. Questa è bella. L'armatura del cielo. Del cielo. Senti, la prendo, importa una sega. Sì, mi piace, la voglio. Ora mi equipaggio. Ora ho già prese diverse armature comunque, eh? Oh, ora sì che si ragiona. Come? Vuoi andare a Valle del Vento? No, provi, ci porto io, ci metto un attimo. Andiamoci subito. Sembra interessante. Mi ci porti? Ma certo, amico, monta su e tieniti forte. Vediamo un po'. Ma che bello! Si vola! No, tipo cicogna. Ragazzi, ma che giochi vi porto? Anche sono dei capolavori, mia sighe. Sì, l'ha pesa un po'. La pensavo era lì, ho detto tutta sta strada per niente. Florida. Ah, è lì la Valle del Vento. Per tutto sto asino. Questa Valle del Vento, il vento primaverile soffia da qui. Con la sua scia noi uccelli vogliamo su tutto il mondo. Entra pure, Ark, io ti aspetterò qui. Va bene. Salviamo. Vai. Straforte sono. Faccio il culo a tutti, porca trombina. Senza musica qua, eh. Ecco. Però non sono, almeno non sono morto. Non riesco a capire. E ora? No. Oh, se avete qualche idea, parlate pure, eh. Che cacchio devo fare? Eh no, qui casco.
Oh, non è che c'è tante strade, forse devo arrampicarmi? No, però mi sembra di no. Che mi dice? Entra pure. Io entro pure, però non posso fare cazzo, per cui non posso nemmeno, cioè non c'è nemmeno combatto, capito? Ah, ok, non così. Ok, l'ho provata, ma... No, 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 no. Ma penso di dovermi tuffare la cieca, dai. No, no. Provo a buttarle sulla destra. Ma di qua? Boh, proviamo. Ma c'è la mappa di sto posto, magari, toh. Magari è più semplice del previsto. No, non c'è la mappa, perfetto. Meglio di così. E riproviamo a rientrare. Scusa, adesso qua a destra, forse è a sinistra, no? No, a destra. No. Partiamo di qua. No. Forse tirandola qui. Ma chi sono quelle due luci? Ma non è che mi dicono granché, eh. Devo colpirle? Grazie, lo so, ma... Portale fuori. No, ma devo buttare per forza dove si sono queste tre luci, dai. Se me le devo chiappare in sequenza, può darsi. Guarda, le devo chiappare tutte e tre, forse si illuminano in sequenza. Proviamo così. Tant'è vero che una è di qua. Allora, perfetto. Vedi, ce n'è un'altra lì. Mi tasto se ci sono. Una voce profonda sibila. Chi osa disturbare il mio sonno? Cosa? Sento il richiamo degli uccelli e la fragranza della primavera. Capisco. Il freddo e lungo inverno è finito. Non so chi tu sia, ma ti ringrazio di avermi svegliato. Mi metterò immediatamente al lavoro. Completamente a caso, cioè. No, bravo Ale. Avevi detto sì, l'avevo intuito, ma non capivo la logica. Quindi? Ma devo uscire, ho risvegliato la primavera, quindi dovrei aver risolto tutto ora. Vediamo un po'. Wow, Ark, finalmente il vento è tornato, dobbiamo andare. Andiamo a dirlo subito al mio re. Sì, no, Ale, davvero facciamo cagare in questo senso. Ma guarda che strano, non è che è immediato sto gioco, eh. Cioè, nel senso. Ok. Quindi che ho fatto? Posso andare da re? Andiamoci a parlare, via. A parte che Cesco è scandaloso, inutile. Più che altro so io, magari ti dovrei stupire che sono un grande gamer, ma Cesco...
Allora, si è svegliato, il vento sta soffiando, gli uccelli possono migrare, accetta questa come segno di gratitudine, la medaglia del vento. Se sviluppi una normalità, ti puoi guarire con questa. Ark ha preso... Che cazzo è questa ora? M-vento. Fa piacere, ma... Capito una sega. Parla con un mio gabbiano se vuoi volare lontano. E si è svegliato. Che è qua dentro? L'abilità è inutile. L'abilità è inutile. L'apostolo sa... Ah, sì, l'apostolo Saliderno è molto forte in realtà, effettivamente. Quindi guarda. Stavo bravo, è stato. Sembra veramente inutile a me sta medaglia, però vabbè. Quando c'erano gli uomini, questi ci rubavano spesso le uova, ma con questa pace non temiamo più niente adesso. Aspetta e spera, bello. No, però bello, bello, bello. Grazie di tutto, sto per volare verso un nuovo continente. Io volo verso una piccola isola detta Amio. Vuoi venirci? Non ora, vediamo dove vanno. Pork, sembra quasi non possa portarti. Pork. Ah, qui è la Valle del Vento. Non ora. Perché dice pork? E qui, grazie di tutto, sto per volare verso un nuovo continente. Cosa gli dici, agricoltore? Dovunque vuoi. Penso andare nella savana, il paradiso degli animali. Che dite, ragazzi? Allora, io vorrei andare nell'isola di Kamiya. Ok, però, ditemi anche voi che ne pensate. Kamiya o la savana? Che si dove si va di bello? Io andrei a Kamiya. Sì, Shambhala. Cioè, secondo me è finito, Shambhala. Dai, andiamo a Kamiya, dai. Se magari è più veloce. La piccola isola, Kamiya. La savana sarà più grande, dai. Interessante, portami con te allora. Monta su e tieniti forte. Cioè, spero non aver sbagliato destinazione, perché ti fa anche scegliere. Partenza. Ma no, ma è grande come mappa comunque. Sì, sarà un'isoletta, dai. Quella qua è questa, è questa. Mi ci sta girando intorno. Vedi, vedi, si è fatto bene andare qua. Questa è più breve. Se me la savana è troppo grossa. Ok. Va bene, aspetto ordine allora. Vedi, si è fatto benissimo, si è fatto. Sì, peccato che in quest'isola non possa fare niente. Semplicemente. Mi sa che ho toppato destinazione, ragazzi. Pensavo di poter fare qualcosa, insomma. O tanto 50 per 50 e 50 stoppa sempre, ragazzi. Ma niente, si va sulla savana. Questi intermezzi si potranno saltare? Assolutamente no, ovviamente. Vabbè, almeno l'abbiamo vista, dai. No, anche con la PS5 sarà un sogno, te lo dico io. Sarà una figata. Dai, bello. Perché devi girare 30 anni? Dai, su, su, che già è tardi. Quindi savana sia. Andiamo alla savana, dai. Let's go. Via, vediamo dove si va. Florida. Ma Jack, ma sei sicuro la compri la PlayStation 5? Cioè, sei proprio sicuro, sicuro, sicuro? Sara. Quando si va nella savana, infatti. Senza Sara.
Sì, bello, o di là o di qua, è che mi porti a 30 parti. Ok. Savana. Cosa è successo, Fiat? Sicuramente c'erano molti animali. Era un posto felice, il rinoceronte Simon, la tartaruga Eschi e Neo, il re dei leoni. Che dovrebbe avere un figlio. Cosa è successo a tutti quanti? Sig, non ne porta più niente a nessuno. Ci penso io, bello, non preoccupa. E come giochi sul velluto, sai? Sì, ma di come ci arrivo? Magic Shop. Terra, neve, piante, vento, zappa. Sì, ma solamente sono roba monouso, quindi... Speriamo, dai, o te. Fiore M. Che cazzo fa il fiore M? Prendiamone uno, dai, voglio vedere che fa. Vediamo un po' che combina il fiore M. È usa, non so nemmeno che fa. Fanno ride. Quindi posso andare qua magari? No, perfetto, almeno ci sbaglia, dai. Ma se esco di qui c'è qualcosa? Posso uscire da qui o no? Prima di andare nella savana, tanto per esplorare un attimo, Salviamo un attimo. Tanto per vedere che c'è. Tipo qui savana, grazie, c'ero. Qui c'è qualcosa, vedi ad esempio, eccolo qua. Zoo! Che cazzo? Oh oh oh! Ah, qui c'è lo zoo. Che mi vuol dire questo? Vabbè, esploriamo, prima fare tutte le zone, per cui insomma... Caputta, questi sono forti, mi sa, invece, vedi? No, scandalosi, perfetto. Oddio. Per togliere tolgono, in realtà. Come ci passo là sotto? Ah... Cioè non è che non ci saremmo arrivati, ma mai mai proprio, Tartarughe. Cazzi miei, cazzi misti qua. Andiamo avanti. Boh, sembra un po' confusionaria, ma insomma si finirà di esplorare tutta, Questo è forte. Sta esplodendo. Vaffanculo. Sta esplodendo. Esploditi da solo. Ok, io non posso andare. Ceschino qui. Sono in casotto stare, però. Boh, bella ranocchiona. Qui è tutto un labirinto, proviamo di compicciare qualcosa, ma... Ma che uguale, Ale, non hai sensibilità... artistica, non lo vedi che è completamente diversa? Quella era un'area completamente verticale, questa è un'area più classica. No, il mostro... Porca puttana! È morto, però. Quattro sciamani non trovano il tempo in ogni altare. Vediamo la mappa.
A Twitch? A Witch? Sarà Witch? The Witcher, forse? Dici? Forse The Witcher, Ale? Sì, io me l'ho spiegato. Siamo già finito lo zoo. Possibile? Sì, mangio anche quello, è un gioco vecchio, bello, eh. Oh, ma che cazzo? Mi massacrano tutti qui, eh. Ma queste serie, Ale, c'è una grande concorrenza, che pensi? Ma io salvo, senti, qui non ci sto a fare più in cazzo. Ma sapevi qui c'è qualche boss, qualcosa? Fa va. Pioverà solo quando libererai tutte e quattro le anime di sciamani. Beh, ho già capito, mi ha sorpresa in tasca, vai. Sì, anche secondo me. Mi fa di capire che andava a fare una roba del genere. A me sto fatto attaccano prima di morire, mi manda di fuori comunque. Che cazzo. Oh, un po' di rispetto, eh. Dai. Questi almeno ci perdo tempo, perché tanto ci vuole tanto a ucciderli, non ti danno un cacchio. Facciamo così. Allora, questa è la strada per il coso, andiamo di qua. Comunque, sì, non è che sono scarsissimi, eh. Si difendono qua i Taddei, eh. Oh, la madonna, che degnata gli ho tirato qua. Sì, che poi vedi, sono aree molto easy to hit, tranquille, va. Quella qua, che dicono qui? Vado all'altare. Ah, forse è uno degli sciamani, ottimo. Sa farsi una video trombata, sì. I riflessi del sin... Ma che... Ma qui? No, mi puzza, secondo me qui non ci devo ancora andare. Devo riuscire a tagliare gli alberi, ma non so se... Via? Come c'è quella qua? Guarda là, E2. Oh, fanculo. Si fa tutto qua. Se io non capisco com'è che ci si sposta da questi cosi qui. Qui ci posso passare o no? No. Torniamo indietro. Allora, qui niente. Quindi qui i mostri comunque non mi è sempre ammazzati tutti, perché ora che io non riesco a passare lì dentro. Che cazzo. Ah, ma questi alberi diventeranno gli alberi giganti, va a sapere. Eccolo qua, questo secondo me è un altro di questi scisbe che devo liberare, guarda, te lo dico io. Via. Eccolo qua, infatti, va. Tre altari, lì del passato, ti aspettano. È andato anche lui. Secondo me l'ho fatto comunque qua, eh. Morti. Oh, sto per morire, porca puttana. Madonna, stavo a rischio grosso.
Dai, dai. Però non mi ha dato niente. Sono nemmeno mesi esce da qui. Ma devo andare avanti, quindi mi viene da dirti. No, comunque è vero, sto a prendere un Enzomaro, madonna. Andiamo avanti, dai. Altre sto già fatto fuori. No, perché qui non ci passa? A volte ci passa, a volte non ci passa. Ci capisco una sega, io sì. Andiamo di qua. E che cazzo. Sì, poi Gesù. Ecco. Dai, vediamo, vediamo, vediamo. Ecco. Lo sapevo, no? Porca trombina, fammi mangiare. Sei, toglimi di più. Toglimi 40.000, toglimi. Oh, moriranno prima o poi, eh. Ah, eccoli, vai. Madonna, nemmeno una un'anima. Esatto, va. Delle nubi oscureranno il sole. Ma che cazzo? I mostri amano la terra arida, perciò piove poco. Il verde rimasto è solo una traccia di quello che c'era un tempo. I nativi avevano degli altari per propiziare la pioggia. I mostri amano... Qui piove invece. Vediamo sti forzieri che mi danno. Non aumento mai di livello io, com'è qua questa situazione? Curvo medio, antidoto, ci faccio un cazzo, ma grazie. Piove solo lì, ora piove ovunque, perché non ho chiaro questo io. Ah, zoo! Ma va da te? Dove sono scappato fuori? Ah, ero già... Sì, ma c'ero già lo zoo io, sbaglio. Non mi sono completamente rincoglionito. Ah, è strasso. Oh, via, il sole spazza le nubi. Sì, io non ci sto a capire più un cazzo. Comunque, compenso, eh. Sì, piove ovunque, ma che cazzo ci può se piove ovunque? Intanto là sotto non ci può stare andare. Né qui. Vabbè, andiamo avanti. Vediamo se si compiccia qualcosa. Ah, qui dove era l'inizio, figurati. Va bene, dai. Provare ad andare all'altare, perché forse... Col fatto che si è scatenata la pioggia, magari... Vaffanculo. Dai, andiamo avanti. Era qui? No. Devo arrivare all'altare un attimo. E lì secondo me trovo la spiegazione a tutto. Comunque c'è un po' di confusione in testa, eh. Dai, qui ho esplorato già tutto, dai. Altare, sì. Andiamo, andiamo, dai. Facciamo il nostro giro. No, in realtà speriamo gli bastino che ho trovato solo due bonzi invece di trovarne di tre bonzi invece di quattro, perché sennò qui è un casino.
Ah, non ci sono più mostri? Sì, eccolo qua, guarda. Andiamo a parlarci, vediamo un po'. Dai, ma per forza devo arrivarci qua sopra, dai. Che besti sono. Non c'è più niente da esplorare. Ecco, sì, cosa? Sento un potere enorme. Erano solo, l'avevo già trovati tutti, infatti. E la pioggia è ristabilita. E ora? Che si fa? Oh, grande! Guarda che effetti ha, vai. Porca loca! T'avevo detto che diventavano fiumi. Vuoi vederlo? È tornata vegetazione! Che colore stupendo! Ora ci si può dormire e gli animali possono nutrirsi. Grande Ark! L'erba! Gli animali non sono resuscitati perché non c'è erba da mangiare. Quando ci saranno più piante, resusciteranno anche loro. Poi mi diceva il gabbiano, il gabbiano di pesco, troverai solo il rinoceronte, la tartaruga Kameschi e Neo, il re di tutti quanti gli animali. O Neo, insomma, vabbè. Yeah! Ma almeno si va a prendere il forzierone qui, però. Che diamine. Pozione difesa. Che blu, che schifo. La roba più inutile ci avevano, eh. Io ero tutto casato di trovare roba forte, invece. Che incendiati, adesso posso passare sotto. Sì, col cazzo. Andiamo, va. Nell'acqua si muove un po' lento. Ah, ora piove, vabbè, quindi ora c'è il ciclo pioggia, non pioggia, vabbè, e non so cosa comporti. No, basta tartarughe, ma ho rotto proprio i coglioni. Ci metto una settimana a ucciderle e non mi danno niente. Che diavolo, andiamo a vedere di qua. Bisogna girarle tutte ste aree, perché ora c'è la vegetazione e cambiamo di nuovo tutto. Andiamo di qua. Oh, qui mi sa che posso tuffare nell'acqua, infatti. Ottimo. Ah, e posso andare di qua ora. Perfetto. Ma se volessi andare a vedere di qua che c'è? Il sole spazza via i nubi. Strapico. Oh 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 oh. Che cazzo. No. E lui? Che mi racconta? Vado all'altare. Vado all'altare. Ma siamo già un po' troppi in quest'altare. Se meno le voglio uccidere questi, guarda, perché tanto le tartarughe mi danno soddisfazione. Tutta una rottura di palle. Un bulbo piccolo, tutto sto asino, che fa, perdo più energia a uccidere loro che a prendere il bulbo. Dai, dai. Ecco, preso. Qui non, perché non c'è qui? C'è da fare una doppia pioggia? Ah, la devo uccidere per forza. E devo uccidere sicuramente a quelli. Vabbè, tanto esploriamo, poi si vede, eh. Ah, questa parete sembra facile. Questo deve fantomare un colpo abbastanza forte. Ma
questa? Oh yeah, questa sfida bene ragazzi, comunque. Sto bravo qui, c'è poco da fare. Non si può di nulla, eh. Oh no! Ok, meno male. Vediamo un po' cosa ci nasconde questa parte. Dai, sto forte, Ale, un di no perché guarda, mi prendo. Altare, vedi, anche qui ne manca un po'. Ne manca due. Se mi salvo, perché qui faccio, ma qui se muoio ho perso tutto, perché non è che è come i giochi da bimbetti, eh. Oh, vado all'altare, ne manca solo uno. Perfetto, vuol dire che devo rifare fuori tutti i vecchi mostri che ho saltato, praticamente. Se facevo tutti, io pensavo che dovevi rifare tutto, ma questo l'ho già ucciso. No, guarda, ma non è facile, eh. E chiacchieri, ma... ci ho dovuto studiare, perché... qui non posso andare... Da giocare non è semplicissimo, eh. Così posso saltare da parte a parte, vabbè, non lo so. Vediamo qua. Forse devo uccidere tantarughe che sono qui. Ma forse se va qua sotto, volevo dire. Oh, che... dai, no. Questa no. Sì, ma è esploso fuori, madonna, per rifarla fuori tutte e due poi tra l'altro. Ma dai, stronzi che sono, guarda, fatto mi danno manco un cazzo. Ok, dai. La voglio finire sta parte, poi si chiude, eh. Usa. Ottimo. Dai, dai, è morta, dai, è morta, dai, è morta. Niente, via. Non lo trovo, eh. Manca l'ultimo, solo l'ultimo mi manca qua. Sì, poi va bene, un altro, va. Dai, ti prego, sì. Ale, mi sa che qualcuno qua ha sbancato, te lo dice il vecchio Luca. Anzi, il vecchio Trurl. L'abbiamo fatta ragazzi, andiamo all'altare che se non ricordo male è di qua, e questa la ammazziamo. Ok, vai, tutti i punti. Quanto, quanto aumento di livello tra l'altro, scusate, eh? Ma Cesca è sparito pochissimo, pochissimo tra l'altro, oserei dire. Artur mi aveva cercato nello studio, me ne sono accorto, l'ho pestato e portato in casa. Ah, cacato, ho finito cercato. Cesco, anche te, se stavi a guardarmi senza camminare, succedeva niente. E vabbè, dai, capita anche ai migliori, figurati a te, dai. No, scherzo, c'è. Eccolo qua. Si vede una maniera fatta poca, ti devo dire, eh.
Che è successo? Oh, dovrebbe essere tornata anche qua. Eccolo! Salvare subito! Oh, vedete, il fiume è tornato. Qui posso fare un cazzo, però, perché tutta acqua. Questi bastano, li ammazzo più perché sono veramente stufato. Non so se era capito. Qui è chiuso, dobbiamo andare di qua. Qui non c'è niente. Sì, davvero, poi portare la perduta casa, immagino il casino ha fatto. Ceschino, ho fatto un bel casotto, eh. Prima di andare di qua voglio andare sotto, però. Ma sotto che ci sarà? Qui c'è delle robe, sti... Oh, oh! Cari ragazzi, abbiamo un campione! 65, pozione vita. Non voglio ammazzarle queste. Ammazzo tutti tranne loro, guarda. No, ma ancora non ho finito qua. Vado all'altare, minchia. Non finisce più sto posto comunque. No, è vero morto, ma va, ma culo. Oh, metà di livello, meno male. Dai, meno male, meno male. Fortuna non ho ancora capito a che serve. Vado all'altare, va, via, ti vai. Sì, ma capito, se mi giro, porca troia. No, io le odio questi. Cazzo. Ma meno male che vai tutti insieme, guarda. Ma che sì, con l'orso demoniaco, sì. È giusto quello mi mancava a me, l'orso demoniaco. Peccato, mi chiedo dove devo andare più che altro. Ne ho trovati solo tre. Ma se posso dire, la stampa ci si capisce veramente un cazzo, comunque. Ah no, di qua solamente non devo andare, dai, devo andare per forza qua sotto. Solo devo trovare la strada. Se me non lo fa mai, comunque, però. Forse devo buttare giù una parete o qualcosa? Ah, ho capito. È di qua. No, perché non mi ci fa andare? Maremma zuccherata. Questi sono andati da un'altra parte qui. Mmm.
mi viene in mente nulla a voi qua. Qua è tutto morto. Oh ragazzi, da qualche parte si finirà, eh. No, no, di qua non bisogna andare, bisogna andare sempre a qualche altra parte. Immaginavo quale andasse a finire lì comunque, effettivamente. Osteria, oh. Torna indietro, va su, guarda. Oh, però almeno li togliamo altri cazzo di tartarugacce, eh. Vabbè, loro mi tolgono sempre tanto, però... Andiamo giù, che devo fare? Ma che salvo, io ammazzo tutti, vedi? Porta una secchia. Intanto la devo voglio scendere e continuare sul fiume, guarda, perché qui... c'è qualche inghippo che non mi sfugge. Andiamo più giù. Seguiamo il fiume. Oh, questo non è giusto, devo sbarcare di qua. Oh, esatto. Sbarchiamo qui intanto. Che cazzo però. No, niente mi ha dato. Oh, però ho trovato l'ultimo altare intanto, guarda. Via, 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 via. Questo è il giro che stavo facendo prima. Pizzicottina. Oddio, chi era Pizzicottina? Ah, sì, la tartaruga. Non me la ricordavo mai, ragazzi. Ma mai, eh. Ero nel completo oblio. Pizzicottina. Che avete tirato fuori? Sì, sì, sì. Vai. Un altro. Ormai finiamo, eh. Manca l'ultimo altare, penso, perché se sono tre saranno quattro. O forse l'ultimo altare proprio. Sì, sì, era l'aragosta, l'aragosta. Sì, sì, sì. Vediamo un po' che succede qua. Ok. Vince il cacchio. Cesco, fatti un altro lamparino, ma ci sei? Che abbiamo finito? Il fiume l'abbiamo fatto tutto, si può tornare su. Si mi ha chiuso il peale, bevilo pure, eh. Voglio esplorare qua a destra che c'è l'erba, però. Bravo, c'è. Sempre pronto per quando torniamo, Certo si potrebbe fare, oddio, se questa settimana non si va a massa e si va alla prossima, converrebbe... Sì, qui c'è l'erba. Si potrebbe fare la prossima settimana la cena. Sì, madonna, che sei, oh, alcolizzato.
di Campari, intendo. Facciamoci una corsettina, va. Vai. Ok. E se le rane muoiono proprio quando si arriva... Oh, vediamo se qua ora posso salire qui, però. Trovo qualcosa di bellissimo, secondo me. Sì, sì, ho voglia. Che cazzo? No, 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 qui c'è un boss. Porca puttana, lo sapevo tanto. Lo sapevo. O meglio, tanto me la sentivo, no? Ecco, 11. No, no, ragazzi. Non esiste. Maremma puttana, tanto lo sapevo, no? Figo, ma... non ero pronto. Ok. Poi... mi tolgo un cazzo. Il dio pagano, è bello. Dai, dai, forse si fa, dai. A me sembrano due ste parti, però. Usa una faccia, se continuiamo così si gioca sul velluto comunque, Che cazzo? No, oh, oh, oh! Vaffanculo, te e fiamme oscure dei miei coglioni. No. Sì. Usa la falce. Usami la ceppa, vai, mi fai le falci. Sembra un po' fortino a me, comunque. Sì. Se vogliamo proprio dirla tutta. Ma vaffanculo. Ma che cazzo, ma è possibile... che mi chiappa sempre? Ma dai, lavori! No, ma non dovevo ancora combatterlo mai, questo. Turlo, quando si chiude è inutile. Lo so, ma io lo faccio... e così sono pronto, no? Dai, il lavoro! Porca loca! Ma poi guarda, mi chiappa sempre, oh. Vero che sono sempre in traiettoria, ma cazzo, eh. Fermo, ce l'ho. Fermo, ce l'ho. Oh. Ciao, Taddeo, ciao. Il dio pagano Sogghigna. Che vuol dire Sogghigna? Non è morto? No. La troia. E di che? Sì, ma questo di fuori comunque, ragazzi. Forse... no! Sì, prima di più toglimi. Toglimi tutto. No, sì. No! Sì, vabbè. Levati dai coglioni. Sì. Mi fa un'altra mossa, papà? No. Sì, ma inevitabili sono sti colpi comunque, ragazzi. No. Ragazzi, sembra, ma... andava addosso. Sono proprio il re degli stronzi, madonna. Sì, da, ma è possibile che sia così, dai. Sì.
Quando mi tocca mi demolisce, dai. No. Che cazzo. Ci credevo, sì, ci credevo. Sì, un'altra volta lo fa? Che cazzo, sbagliavo tasto. No, ma come cazzo può? Dai, via. No, via. Oh, ce l'ho fatta invece, vaffanculo. Avversario sconfitto. Voce. Ho aspettato a lungo questo momento. I mammiferi diventati mostri torneranno come prima. Ma questo non è ancora sufficiente per far rinascere la Terra. Ark, tu devi guidare la resurrezione del mondo. Madonna. È il sangue questo? Basta, si chiude che sono stanco. Sì, è cellule, brava, si ha ragione Ale. Ecco gli animali. Ma ragazzi, stasera c'è gli animali, eh? Se non abbiamo fatto un gran lavoro qui. No, stavo fortissimo, stavo difficile, ma visto quanto toglieva? Col colpo mi toglieva un quarto di vita, madonna. Usavo veramente tutti i bulbi che c'avevo. Sì, è vero, Cisco, sembra avete... Festeggiamo anche, gli animali sono tornati, anche se non sono tutti quanti. Nell'area sovrastante c'è la dimora di Nio, re dei leoni, dei animali. Perché non vai a incontrarlo? Sì, ma che come ci arrivo qua? Io devo capire. Da qui? A culo. Madonna, che balordi che sono. Guarda, e qui salva anche qua. Ora si chiude, ragazzi. Si va a parlare con il leone e il cane fifone. E poi si va. Si stacca. Lasciami da sola. La tartarughina. Vuoi entrare là dentro? Un ottimo consiglio, gli uni potrebbero mangiarti. Ma romperei i mezzi vedei. Vediamo se mi vendono altra roba, no? Vediamo un po' qui lui. Qui tocca spendere un po' i soldacci perché non c'ho più niente. Dai, facciamo così. Dai, quei soldi toccava spendere per forza qua. Cosa? Un uomo? È illegale, se non devi dire questo è impossibile. Non è illegale, ha detto? Sì. Quale teoria? Raccontamela, ascolta. In passato c'erano tutte le forme di vita, poi le anime degli esseri viventi furono rinchiuse attorno al mondo. Le anime umane sono tra gli acci delle montagne al nord. Vorresti andarci? Non puoi. Un gran fiume ti sbarra la strada e nessun uomo più debole degli animali può guardarlo. Va bene, andiamo dal leone, via. Vai, morto. Non qui tante, eh? Un uomo, c'è un uomo qui. Non è possibile, gli uomini sono scomparsi a tempo. Guarda bene, c'è un tenero e gustoso umano qui davanti a noi. Ha sbagliato a entrare nella nostra tana, mangiamocelo. Bellini invece. Devo far fuori anche loro? Fermi, non dovete neanche toccarlo.
Ecco il leone re. Uomo coraggioso, tu sarai ospite nella mia tana. Vieni, entra pure nel mio regno. Ah, è culettino, eh? Qui c'è niente. Sì, è vero, come il culettino come il tuo c'ha, infatti. Hai ragione. Oh, Tana Neo. Neo, insomma. Terra, scimmerudita, è un po' più invadente, ma conosce la storia del mondo. Il figlio di Neo, Leim, è nel canyon a sud di qui. Il valore dei giovani leoni viene messo alla prova, lasciandoli là da soli. Quando quelli ritornano posso diventare il nuovo re. Ok, bello. Ok, è un grande re. È diventato vecchio. Figlio Leim, troppo giovane, va bene. Eccolo qua. Ammiri coraggiosi, tu sarai sempre benvenuto qui. Io sono Neo. Comando i leoni e gli animali della savana. Questa è la mia tana, sentiti pure a casa tua qua. Sì, quindi? Tutto e niente, così? Nemmeno mi curi? Sono la sua moglie, ho richiesto a farti un figlio lì e mi è tornato dal canyon. Gli uccelli mi hanno detto che è infestato dai mostri, ma io non vorrei rompere questa stupida tradizione. Andresti a controllare per me? Sai, è una brutta sensazione. E ci andrò, che devo fare? Vedrai? Forza, tutti a chiedere sono. Forse fa sbuco dalla cascata invece, vediamo un po' se ci ho preso. Yes! Ottimo! Tan, tan. No, non torno al tempio. Ok, salviamo di nuovo. E niente, volevo vedere che succedeva fuori, ma penso niente, infatti. Ma è enorme qui. Possibile che non c'è niente? Comunque ragazzi, spero vi siate divertiti. Scusate per i problemi audio di inizio live, ma se devo sperimentare un pochino ogni tanto, perché sennò che cacchio si fa qua? Si sta cazzeggiando, no? Volevo tornare qui comunque, vabbè, poi allora ormai lo faccio off screen, tanto perché volevo vedere dove si andava a finire più che altro. Ma qui i nemici sono sempre, tanto così ti sbagli. Qui il fiume finisce. Ma scusa, ma possibile non sono aumentato di livello, Reggi, penso, però? Ma quanto mi manca, tra l'altro, vabbè. Non forziere. Pozione fortuna. Se sapessi che fanno, sarebbe anche più piacere. Ma sapevi quanti portieri ho saltato qua, tra l'altro, vabbè. Pazienza. Sono parecchi, non saltati qua di portieri. Ma culo. Ti posso ospitare se giochi tutto perché non ti curi mai. Ah, qui dove sbucavi, vedi? Eccolo qua. Ovviamente è fatta, dai. Posso anche tornare indietro, tanto mi sa c'è altro qui. Ok ragazzi, allora niente, torno nella mappa, pronto per andare al canyon e vi saluto. Ta ta ta. Con somma fatica ci arriverò, ma ci arriverò, eh. Io non capisco se qua col fatto della pioggia cambia qualcosa o no, vabbè. Ragazzi, salvando per l'ennesima volta, vi posso altro che dire pausa, stop, eccoci qua. Scusate per il problema anche a livello di webcam, oggi sono problemi comunque, c'è poco da fare. Allora, Inoperoso e Super Ceschino, grazie per essere stati con me. Ci sentiamo con Super Ceschino, ci vediamo giovedì, e con Inoperoso ci vediamo sabato. Non so, ho ragione, sono scandaloso. E vediamo appunto se si riesce a organizzare qualcosa, dai, questo fine settimana. Va buono? Dai ragazzi, vi ringrazio di nuovo per essere stati qua, farò ancora proprio audio così, almeno quello spero di risolvere. E ci vediamo alla prossima live. Buonanotte viaggiatori, a presto.